Ecco, Becker messo 2-2 pareggio. Mancano 55 secondi. Che rimonta! Che rimonta pazzesca! Fammi il salto e ti distruggo. Vai! Ma stavolta t'ho fregato. Ah bello, t'ho fregato due volte stavolta. Occhio! Ha fregato lui stavolta. Non è ancora detta! No, 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 no! Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video, sono Sparks. Oggi torniamo su Smash Legends, perché ieri abbiamo fatto i 600 trofei superati. Eravamo a 400 e qualcosa, abbiamo fatto tipo 200 trofei, 230 trofei in pochi minuti di gioco. Ho fatto tantissime partite in Battle Royale. E inoltre volevo darvi uno spoiler, perché il prossimo video lo farò insieme al primo giocatore in Italia. Ci darà tantissimi consigli su come fare velocemente delle coppe. Quindi mi raccomando, iscrizione e campanellina attiva per non perdervi questo video, per poter farmare coppe easy in questo gioco di Smash Legends. Sempre contenuti di qualità nel canale di Sparks. Quindi tanti like al video, commentate qui sotto e fatemi sapere se volete altre guide. Per prima cosa andiamo a riscattare la ricompensa gratuita e poi andiamo a fare ricompense dell'evento. Siamo quasi alla fine della settimanale e siamo quasi a metà. Una bella cassa, un box, un piccolo box opening. 25. Niente, non troviamo mai nulla, perché comunque tutte le leggende che devo trovare le troverò tutte nel box opening. Tutto strategicamente calcolato, arriverà tutto con il box opening. Mi sto conservando 17 più 20 casse e ancora ne farò altre. Quindi farò un gran mega box opening che faremo tremare il mondo di YouTube di Smash Legends. Andiamo quindi subito a provare la modalità duello. Credo sia intanto 1v1. Match gli avversari per guadagnare punti vittoria. E andiamo subito a provare questa nuova modalità che comunque mi intriga fare l'1v1. Vediamo come funziona. Sono sicuro già di perdere. Incontrerò qualcuno fortissimo che ci asfalterà. Vediamo come ci va. Allora, ISO contro Sparks. Tutte e due red. Dobbiamo giocarci in modo tattico. Perfetto, così. Già perso, già. Questo è forte, questo è forte. Guarda. Bravo, bravissimo. Dove sei andata? Ora. Sì. Madonna, come l'ho mancata. Però stavolta no. Stavolta no. Uccisa, 1-0 per Sparks. Aspetta, questa sarà invisibile, no? T'ho fregato stavolta di nuovo, mi sa. Presa, presa, presa. Che fortuna. È qua. Non è qua. No, 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 no. Mi sono fatto fare l'1-1. 1-1, partita combattutissima. 1:30. Però lei è messa male stavolta. Mo andiamo a prendere. Boom. 2-1. 2-1 per Sparks. Quindi chi arriva prima a 3 vince. È un po' come la modalità KO di Brawl Stars. Perché quella là sono 3 partite. Queste sono invece 3 punti. Non me l'aspettavo. Mi ha fregato di brutto. Devo recuperare. Fermi tutti. Ok. Si è invisibilizzato di nuovo. Non ci credo, non ci credo. Mi fai pareggio, mi fai pareggio. Invisibile. Schilla. Schilla. No, aiuto, aiuto. Sto soffrendo, sto soffrendo. Sì. Non ci credo. No, vabbè, ho fatto il terzo punto. Non ci credo. Non ci, stavo per perdere. Stavo per fare il pareggio. Vincitore del primo duello. Ma è fighissimo il duello, raga. Dovete provarla. Se non l'avete ancora sbloccata, cercate di fare altri trofei, bellissimo. Vi sfido a duello. Si possono fare le sfide in duello? Possiamo fare una live. Possiamo fare una live di duello. E magari provate anche a stream snipperarmi. Così magari vi becco 1v1 e facciamo gli 1v1. Chissà se metteranno mai le modalità amichevoli. Andiamo subito a fare un altro duello. Adesso sono molto curioso. Sparks Red contro qualcun altro. Adesso mi trovo tipo il giocatore più forte al mondo che ti asfalta. Contro chi siamo? VRLD, tipo VKBRL, ma la radio. Che tra l'altro oggi è l'anniversario della radio. Anniversario di radio VKBRL. E se succede qualcosa andremo a fare subito una notizia. Una notizia flash. È bello, ah bello, attento che Sparks ti punisce. Bam! Devo ricaricare. Hop.
Bella, bella, Sparks. Ciao, amico. 1-0 per me, 1-0 per me. Non mi sembra abbastanza forte questo tizio. Sì. Aspetta, aspetta. Preso, preso, preso. Ha fatto malissimo stavolta. Ma ha fatto malissimo. Ha fatto malissimo, ha fatto malissimo. 1-1. Mi ha fatto il salto durante... No, si sta caricando pure la vita. Ma che botta di fortuna. Ma come ha fatto a mancarlo? Stavolta no, però. E dai. Ma che ha fatto? Ma l'avete... Ma dai. Ma... E basta, però. Tutta sta fortuna, no. Tutta sta fortuna. Dai, non posso mancare. Madonna, che fortuna per me questa volta. Boom! 2-1. 2-1 per me. Via. Yeah. Sto rischiando tanto. Eccola, 2-2. E mo... Scontro diretto, in teoria luce a meno vita. E adesso è tutto... E tutto dipende da come andrà questo scontro iniziale. Boom! Mi ha preso lui. Mi sa che perdo. Ma ha ripreso lui. Sì, fermi tutti. Fermo tutti. Non ci riesce. Sì. Ma che... Ma questo gioco ti mette una specie di adrenalina che mi mette a spaccare tutto a me. Mi fa gasare in una maniera pazzesca. 3-2, partita vinta all'ultimo. Però ti dà pochi trofei per essere un duello. 5 trofei se vinci. Siamo a quota 620 trofei. Il miglior metodo per expare è senz'altro Battle Royale. Quindi se volete fare dei trofei, fateli su Battle Royale. Perché se vincete Battle Royale vi dà ad esempio 12 punti se arrivate primi, 9 se arrivate secondi, 7 se arrivate terzi. Almeno per i primi livelli. Poi salendo di livello, come Brawl Stars, comincerete a ottenere meno trofei. Ad esempio, se ne vincono 2, se ne perdono 16, per esempio. Il gioco, sinceramente, mi affascina ogni giorno di più. Io vado a fare un altro duello, perché voglio fare un altro duello con Red. Vado a fare altri 5 trofei, oppure li perdiamo. Se vediamo anche quanto si perdono, quanti trofei si perdono con questa modalità. Certo, per fare trattorino. Trattorino contro sposo, mi trattorizza ora. Il gatto è fatale, devo stare attento. Fermo tu. Perfetto, esattamente così. Perché non avevo la skill ricaricata? Perché sto gatto salta sempre? Ma sei un gatto malefico? Guarda, è fortissimo sto gatto. Ma che è il gatto ninja? Ma cos'è un leggendario? No, non so se è un leggendario. Ma è fortissimo sto trattorino. Cioè, non so se è il trattorino forte o se è il gatto ninja forte. Buonanotte. E vabbè. Hai ragione tu, sei fortissimo. Ma è ingiocabile sta partita. Ma è fortissimo, cioè non mi dà tempo sto ninja. C'è una spada lunghissima che tra l'altro mi arriva non so dove. Oh, stavolta l'ho fregato però. Stavolta l'ho fregato Sparks. E stavo a cascare pure io. Oh, becca di questo. È morto? Ok, 2-1. Tentiamo la rimonta. Devo giocare una strategica. Forse devo pushare di meno, perché comunque se mi piglia mi fa tanto danno. Vai, l'ho ripreso di nuovo. Ma come ha fatto? Devo scappare. Sì! L'ho fregato. Vado invisibile. Metto qua che non se l'aspetta sicuro. Ma dai! Che fortuna! Sì. Fermo. Che l'ho preso. Niente. Sto becca diverso. 2-2 pareggio. Mancano 55 secondi. Che rimonta! Che rimonta pazzesca! Fammi il salto che ti distruggo. Vai. Madonna, stavolta t'ho fregato. Ah, bello. T'ho fregato due volte stavolta. Occhio. Ha fregato lui stavolta. Non è ancora detta. No. Critica. Critichissima. Sì. 3-2 che rimonta. Dal 2-0 al 3-2. No, vabbè. Tanta roba sto gioco, ragazzi. Tanta roba. Trattorino, mi dispiace. Era grado 9, 500 trofei, quasi.
Boh, io chiuderei il gameplay in questo modo, 3 duelli, 3 vittorie, e in più posso sfoggiare finalmente i miei 625 trofei che ho fatto ieri. Nel video di ieri ho spiegato come ottenere 100 gemme gratis con un coupon, ho dato pure il coupon, vi invito a guardarvi il video di ieri, vi lascio il link qua sopra, apparirà un pop-up piccolino con il simbolo della I. Che vi fa vedere un video dove spiego come ottenere 100 gemme gratis. L'hanno già riscattato quasi tutti. Quindi ragazzi, noi chiudiamo il video. Mi raccomando, iscrizione al canale. Questa modalità duello è fighissima. Se superiamo i 500 like, vi porto il super mega box opening. Quindi ragazzi, da Sparks è tutto. Ci vediamo pomeriggio in live. Bella!